La disabilità genera violenza? Non si può generalizzare, ma è quello accaduto in una scuola primaria di Soleto, a Lecce, dove un bambino di 10 anni, affetto da un grave deficit neurologico, risulta essere troppo violento in classe. Si tratta di una sindrome di deficit di attenzione ed iperattività, che causa difficoltà di apprendimento e impedisce il normale sviluppo, l'integrazione e l'adattamento sociale. I ripetuti atteggiamenti violenti hanno costretto i genitori degli altri compagni a non mandare i figli a scuola. La vicenda è stata segnalata dai genitori del bambino, dopo che questa mattina, nell'accompagnarlo a scuola, hanno trovato la classe vuota. La madre del piccolo ha sempre lamentato la mancanza di un assistente fissa a scuola che possa garantire maggiore attenzione e serenità al proprio bambino.